Tutto quello che mi piace fare, immorale o illegale. Sono attaccata alla lampadina. Ha ragione però J-Ax, eh? Noi siamo contenti, cioè se dobbiamo essere grati di quello che abbiamo, altro che ci lamentiamo. Possiamo scegliere tra TIM, Vodafone o Wind, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto. Vabbè, allora, ho riordinato, non ho fatto il prima e il dopo, ma se avete visto gli altri video sapete come avevo messo prima la roba, quindi adesso è così, rispetto a prima è diverso. Questo perché quello lì ieri l'ho svuotato e l'ho messo così in ordine. Non ho fatto il prima e il dopo, ma questo è come l'ho riordinato. Adesso questo qui, ecco, questo qui, i bicchieri da soli li devo togliere. Questo qui ce n'era anche un altro con i fiori. Queste qui sono tutte ciotole di casa nuova per il gelato. E qua devo pulire perché c'è un po' di farina. Insomma, adesso l'ho svuotato. La porta qui è pulita, l'alta più che la porta è pulita, è enorme, i mobili troppo alti. Lassù anche devo pulire, ma un pezzo alla volta salendo sulle scale pulisco. Ok, lassù sui mobili. Lasciamo perdere i pezzi dei mobili, appunto. Perdono i pezzi mobili, lasciamo perdere. Salviette queste qua che mi piacciono, stranamente. Pannetti questo qua in microfibra. Ho svuotato il mobile lì sotto perché è buio. Vabbè. C'è il sale grosso, sale fino, sale per la lavastoviglie, la farina qui. Manitoba. Però questo qui da usare che non è che mi piaccia tanto, sinceramente. L'avevo comprato l'acqua e sapone, ma non mi piace. Sale nel barattolo, zucchero, caffè, zucchero di canna. Questo qui è bicarbonato. Che sarebbe questo qui il barattolo per le marmellate, ma non ne ho altri. Tutti diversi i barattoli, io li volevo tutti uguali, invece niente. Pulito a posto. Qua c'è cannella, curry per il pollo non l'ho mai usato, curry di garofano l'ho comprato, non l'ho mai usato, noce moscata, aglio e peperoncino, ok? Peperoncino questo qui già usato, sale anche questo, nel barattolo dell'IKEA ce ne sono 4, se ne sono rotti 2. Anche poi il paffine va messo lì e anche lì devo riordinare perché c'è un casino che non fa fatica anche a chiudersi. Anche la padella lì non ci sta, devo mettere in ordine assolutamente. La tazza non va messa lì. Anche il posto dove ci sono le tazze va pulito. Adesso lo faccio vedere. E poi dopo lo pulisco, lo svuoto e lo pulisco. Qui. Allora, lì ci vorrebbe una luce là sopra, ma non ce l'ho da metterli sopra. Devo svuotare lì che ci sono le tazze, anche se non si vede niente. Ok, tazze, bicchieri neri. Lì, piatti, pochi. E altre tazze anche qua. Qui avevo messo un pezzo solo di strofinaccio. Ok, pulisco, ci vediamo dopo. Pulito. Ok, allora i bicchieri lì li ho puliti, ho pulito i mobili, ho pulito i bicchieri, li ho tolti, li ho rimessi. Ho fatto pochi video perché stavo sentendo la musica con le cuffiette e il cellulare in mano. Ok, così qua a posto. Ho pulito anche in bagno, non si vede niente, ma va bene, tutto pulito, ok? Pulito. Il lavandino era già pulito, lì dovevo ancora pulirlo, ho pulito sia dentro che fuori. Vuoto, vuoto e pulito. Eccolo qua. Pulito direi, abbastanza pulito. Sono delle macchie che non vanno via, comunque pulito ed è tutto vuoto. La maschera è vuota, pulita, sapone liquido quello lì, buono. Lavandino anche pulito, a posto. Dietro il lavandino lì ci sono delle macchie di candeggina, cioè di candeggina di muffa purtroppo, perché non è casa mia, il lavabo non è mio. E adesso ci spruzzo la candeggina. L'ho già spruzzata in camera e mi dà fastidio gli occhi. Ho spostato la lavatrice, ho spruzzato la candeggina, ho aperto anche dietro il WC, ho passato di nuovo la candeggina che c'era un po' di muffa, c'erano di nuovo le fughe tutte nere lì. Adesso lavo il pavimento qui dietro perché ci sono delle macchie, delle strisce. Dovrei alzarla la lavatrice, ma è pesantissima, quindi la trascino e lascio le strisce. C'erano delle macchie, sono passata anche con la candeggina lì, vedete che ci sono delle macchie nere, ok? Lì dietro sono anche passata, non si vedrà niente, ma vabbè, fidatevi. Ok? Ok. Non se ne vanno però, ho messo un po' di candeggina anche lì dentro, sperando che se ne vada, ma non se ne va. Più di così non viene pulito.